Ti va di accompagnarmi in un viaggio lungo il viale dei ricordi? Ho un posto extra nella mia macchina del tempo. Prima tappa, Londra dei primi anni del 1900. Se guardi attentamente, noterai che questa città aveva già l'illuminazione pubblica elettrica. Prima le persone illuminavano le strade con torce o lampade ad olio. Tuttavia, quelle cose che vedi nei pali della luce non sono le moderne lampadine. A quel tempo i lampioni della città non le utilizzavano ancora, anche se erano già state inventate. Questo perché non erano efficienti come adesso, quindi non potevano fornire abbastanza luce per illuminare le strade. Erano buone per l'illuminazione interna, certo, ma per l'uso pubblico le lampade ad arco di carbonio erano ancora la scelta migliore. Ecco il signor Thomas Edison. È a lui che si attribuisce principalmente l'invenzione delle moderne lampadine. Ci spiegherà come funzionano. Tutte le fonti di luce elettrica di allora si basavano su un principio semplice e fondamentale. L'elettricità doveva passare attraverso un determinato materiale. Questo materiale doveva essere stabile e duraturo e doveva brillare quando collegato a una fonte di energia. La prima invenzione di questo tipo si chiamava lampada ad arco. In questo congegno, il materiale usato per l'illuminazione era il carbonio e non appena veniva caricato elettricamente, iniziava a vaporizzarsi. Questo processo produceva una luce intensa. L'uomo dietro a questa invenzione era un chimico britannico di nome Humphry Davy. Egli collegò due fili, una batteria e degli elementi di carbone, che emettevano abbastanza luce da illuminare l'ambiente circostante. Ma anche quelle lampade ad arco non erano adatte per l'illuminazione stradale all'inizio, principalmente perché non erano efficienti. Avevano bisogno di una potente corrente elettrica per produrre luce, quindi dovevano essere dotate di grandi batterie per supportare quella quantità di energia. Tutto ciò ne rendeva difficile e costoso il funzionamento. Il nome del signor Edison è sicuramente quello che avrai sentito in relazione all'invenzione della lampadina. La verità è che le sue scoperte rappresentano solo una parte di questa rivoluzione. Anche altri importanti progressi scientifici, come quelli di Alessandro Volta, Humphry Davy e Joseph Swan, hanno contribuito. Prima di proseguire con la nostra storia, vediamo come funzionano le lampadine moderne. Ognuna ha due parti principali. La prima è una camera vuota, la parte in vetro, che è riempita di un gas inerte. Questo tipo di gas è fondamentale perché non interagisce con altre sostanze chimiche, creando qualcosa di simile a un ambiente sottovuoto. La seconda parte è un filamento sottile o un filo conduttore. È la parte della lampadina dove puoi vedere l'elettricità. Oggi è il tungsteno, il metallo scelto per realizzare i filamenti grazie al suo altissimo punto di fusione. Questo rende le lampadine più durature. Una volta accesa la lampadina, l'elettricità scorre attraverso il filamento, riscaldando l'ambiente circostante. Questo calore fa rapidamente emettere enormi quantità di luce al filamento di tungsteno. Ora torniamo alla nostra storia e al signor Edison. Osservando le scoperte precedenti, si accorse che il problema dell'efficienza della lampadina era legato al filamento. Per renderlo più pratico, il filamento doveva essere più sottile. Perché? Perché più sottile è, meno corrente elettrica è necessaria per un corretto funzionamento. Questo avrebbe potuto risolvere il problema con l'aggiunta di batterie e generatori. Così, alla fine del 1870, Edison realizzò una lampadina che presentava un filamento di platino in un bulbo di vetro sottovuoto. Edison e il suo team testarono oltre 3.000 design per lampadine tra il 1878 e il 1880. Finirono per provare oltre 6.000 piante per vedere quale materiale sarebbe stato più adatto a fungere da filamento. Provarono di tutto, dal cotone al lino e persino il legno. Alla fine scoprirono che un filamento di bambù carbonizzato poteva bruciare per più di 1.000 ore. Si fissarono su questo materiale per un po', ma materiali più duraturi come il tungsteno lo sostituirono nei primi anni del 1900. Oggi le lampadine standard possono durare tra 1.000 e 2.000 ore, ma c'è una lampadina che è famosa per aver infranto tutti i record. Si racconta che nel 1901 una piccola lampadina fu posta sul soffitto di una stazione dei pompieri a Livermore, California. Era una lampadina da 6.000 watt utilizzata all'epoca per illuminare i camion del corpo dei pompieri anche di giorno. Ecco perché non era quasi mai spenta.
Potrebbe essere uno dei motivi per cui è durata così a lungo. Un altro motivo è la sua composizione. Il filamento di questa particolare lampadina non era di tungsteno, ma di carbonio. A differenza dei metalli, il carbonio conduce meglio l'elettricità quando si riscalda. Inoltre, un filamento del genere è molto più spesso di quelli nelle lampadine moderne. Inutile dire che questa lampadina funziona da allora. Ha ormai oltre 100 anni. Ha addirittura il suo sito web ufficiale, anche se non è aggiornato dal 2018. Oggi la chiamano Centennial Bulb, ovvero lampadina centenaria. E il motivo per cui tante persone celebrano questa invenzione è per la sua incredibile capacità di resistere al passare del tempo. Non sarebbe meraviglioso se tutte le lampadine durassero così a lungo? Sfortunatamente non succederà, perché va contro una strategia commerciale spesso utilizzata in questi giorni. Si chiama obsolescenza programmata. Per quanto sembri interessante, è un trucco. Si concentra su prodotti che sono fatti per durare un limitato periodo di tempo. Questi prodotti smettono di funzionare in modo artificiale e la quantità di tempo in cui funzionano correttamente è stabilita fin dall'inizio. Alla fine avrai bisogno di ripararli o sostituirli e a lungo termine le persone acquisteranno più prodotti. Diamo un'occhiata alla Centennial Bulb. Se tutti i dispositivi simili fossero progettati per durare oltre 100 anni, le persone smetterebbero di acquistarli. Un'intera industria scomparirebbe, almeno nel futuro prossimo. Quindi, un uomo d'affari di Londra ideò un piano nel 1932. Lo chiamò obsolescenza programmata. Sostenne che la vendita di prodotti con una durata limitata avrebbe comportato a lungo termine l'acquisto di più prodotti. Pensava che finché ci fosse stato un equilibrio stabile tra offerta e domanda, ciò sarebbe stato vantaggioso per tutti. La sua idea sollevò molte reazioni negative nel corso degli anni, e per una buona ragione. Insomma, è davvero fastidioso dover acquistare nuovi prodotti quando non è necessario. Inoltre significa anche che un sacco di prodotti va sprecato. Ci sono molti modi per un prodotto di diventare obsoleto e alcuni sono meno ovvi di quanto si potrebbe pensare. Guarda alcuni apparecchi di casa tua, come un telefono, un computer o addirittura una lavatrice, e controlla se individui alcuni di questi esempi. Ad esempio, questi prodotti potrebbero non avere parti di ricambio. Sono progettati appositamente per funzionare come un'unità completa. Non è possibile smontarli e sostituire l'elemento che ha smesso di funzionare. In altre parole, questi prodotti non possono essere riparati. Una volta rotti, è necessario sostituirli. Le lampadine sono un buon esempio di tali prodotti. Hai mai provato a sostituire un filamento in una lampadina una volta che ha smesso di funzionare? Voglio dire, il vetro potrebbe ancora essere utile, ma non c'è modo di riportare una lampadina in vita se il filamento è rotto. Poi ci sono prodotti che diventano incompatibili con altre moderne varianti. È un processo a cui assistiamo sempre più spesso al giorno d'oggi, perché la tecnologia avanza a una velocità mai vista prima. Ad esempio, un giorno potresti accorgerti che non ci sono aggiornamenti software disponibili per un dispositivo specifico. Potresti notare che se il tuo telefono è abbastanza vecchio, alcune app semplicemente non vi funzionano più. Questo perché nella maggior parte dei casi utilizzano tecnologie più recenti, che non sono compatibili con dispositivi vecchi.